Eccoci, allora partiamo col prossimo contributo, il gas da Mosca. Il gas russo adesso arriva via mare. L'embargo imposto e le sanzioni contro i prodotti energetici russi sembra funzionare come un colabrodo. Se da una parte si chiude, dall'altra si apre. È il caso del gas, perché se è vero che si sono ridotte drasticamente le importazioni da Mosca attraverso i gasdotti, è vero anche che sono aumentate quelle di gas naturale liquefatto russo attraverso navi gasiere, che nel 2022 hanno raggiunto livelli record. Tra gennaio e ottobre, infatti, sono aumentate del 40% rispetto allo stesso periodo del 2021. Stiamo parlando di 18 miliardi di metri cubi, per un valore di circa 21 miliardi di euro. Si tratta di dati ufficiosi, perché abbiamo visto che, come per il petrolio, si sono trovate vie alternative per far arrivare i prodotti energetici di Putin in paesi come gli Stati Uniti o l'Inghilterra. Esiste una sorta di flotta fantasma, non registrata, che trasporta idrocarburi ripuliti provenienti dalla Russia. Il gas che arriva via nave, che costa di più, va a rimpiazzare in parte quello che non arriva tramite gasdotti. Mosca invia le navi verso l'Europa perché i paesi del vecchio continente sono disposti anche a pagare di più. In questo momento, attraverso i gasdotti, arriva circa un quinto del gas che veniva inviato prima dell'inizio della guerra in Ucraina. Come riportato dal Financial Times, gran parte delle spedizioni russe sono gestite da Yamal LNG, società controllata dalla russa Novatek, ma con partecipazioni della francese Total e della cinese Sempe. Il GNL russo copre il 16% del fabbisogno europeo, davanti al Qatar che rifornisce il 13,7%. Davanti a tutti ci sono però gli Stati Uniti, che hanno approfittato della situazione diventando il primo fornitore dell'Europa, con le esportazioni che sono aumentate raggiungendo il 42% del totale. A Bruxelles però l'atteggiamento americano non piace e sono arrivate forti critiche perché si stanno facendo grandi incassi dall'aumento delle forniture all'Europa, e tutto questo grazie alla guerra. Professor Marrella. Direi che questo servizio ha descritto in modo accuratissimo la situazione che stavamo commentando prima, proprio sul lato economico del conflitto. È importante anche quell'aspetto che riguardava la bandiera, perché non avendo la bandiera russa le navi sono in grado evidentemente di bypassare una serie di ostacoli. Così come sul campo di battaglia, non impiegando militari russi, ma impiegando appunto i famosi mercenari della Wagner, si riesce in qualche modo a sfuggire all'imputabilità di crimini di guerra tipo quelli che abbiamo visto prima. Quindi la strategia mi sembra abbastanza interessante. Naturalmente poi bisogna appunto vedere come l'Unione Europea intende gestire questa partita, perché non mi sembra che fino adesso abbiamo avuto dei grandi exploit o dei grandi, come dire, delle grandi posizioni a tutela dell'interesse europeo. Quindi è interessante la posizione che hanno assunto a Bruxelles, è interessante anche la risoluzione su cui penso, immagino, torneremo prima, del Parlamento Europeo, e soprattutto per vedere gli effetti che avrà, però è chiaro che insomma questa situazione va governata, e queste flotte fantasma sono... Il gas che ci manda attraverso i gasdotti non ha aumentato il prezzo. I prezzi sono aumentati per le fonti energetiche che arrivano con le navi. Quindi è un sistema per Putin di poter guadagnare di più, vista la situazione che si è venuta a creare. Certo, ma aggiungerei anche che proprio nelle ultime 48 ore mi è giunta notizia di due arbitrati del valore di ben 17 miliardi che sia un'azienda tedesca sia la stessa Eni hanno depositato la domanda di arbitrato contro la Gazprom. Quindi probabilmente anche questo meccanismo in qualche modo si è interrotto, perché riguardano proprio la mancata fornitura di gas. L'arbitrato, come sapete, si attiva. Abbiamo una guerra in corso con la Russia che dice: non ti mando il gas e io ti denuncio. Invece noi diciamo: ti denuncio perché non mantieni i patti
perché sei in pieno conflitto, ma dovresti rispettare gli accordi e darmi il gas al prezzo che mi avevi promesso 5, 6, 3 anni fa. No, è un punto importantissimo. C'è un po' di caos, lo spieghi meglio. Ecco, no, è un punto importantissimo perché è un po' di tempo peraltro che analizzo proprio questi arbitrati durante il conflitto, perché diciamo nelle guerre passate, adesso io non entro nelle questioni storiche, ma faccio l'internazionalista e quindi il giurista, ma diciamo che in passato si pensava che i trattati internazionali durante una guerra come questa, una guerra tra stati, venissero automaticamente sospesi. Ecco, invece quello che sta succedendo, quindi in questa Leni guerra, invece dice no, me lo devi dare. I trattati e i contratti, perché poi ci sono anche arbitrati internazionali che gli ucraini stanno facendo contro la Russia, dicendo che gli investimenti fatti, per esempio, dalla filiale di una banca ucraina che era in Crimea, siccome la Crimea ha cambiato regime e è diventato territorio russo, è diventato un investimento straniero in Russia e quindi chiede l'applicazione di un trattato bilaterale tra Ucraina e Russia per ottenere risarcimento dei danni per quanto la Russia ha fatto nell'espropriazione, ovviamente nel trattamento dell'investimento straniero. Quindi abbiamo da una parte la guerra, come dire, dei soldati, dei soldatacci terribile, che è quella che è stata documentata prima. Dall'altro una parallela guerra economica che si fa a colpi di arbitrati internazionali da parte ucraina verso la Russia, ma adesso anche da parte russa verso l'Ucraina. E l'ultimo capitolo, l'ultimo episodio, riguarda proprio l'azienda tedesca del gas e la nostra Eni, i quali appunto, come dicevamo prima, pretendendo la consegna di questo gas, adesso vogliono un risarcimento dei danni perché questo gas non arriva. Peccato che però le sanzioni siano decise dall'Unione Europea, e l'Unione Europea siamo anche noi, e quindi voglio dire, saranno casi interessantissimi, ma con la dimensione di questi contenziosi sfiora i 17 miliardi, quindi ce ne sarà, voglio dire, per molti avvocati, ma anche voglio vedere i precedenti. È il caos totale, cioè ti condiziono, mi devi dare il gas, ma io ti faccio le sanzioni, ma tu non mantieni il contratto. Lei che, Scialpi, lei che ha vissuto questa situazione di mancanza di energia in Ucraina, della mancanza di acqua, mancanza di alimento, mancanza di tutto. All'inizio non era proprio così. Prego. Nel senso che fino a maggio, quando sono stato io lì, si mangiava nei ristoranti, si mangiava a Mykolaiv lo stesso nei pub, ovviamente non erano tutti aperti, però una parvenza di vita normale continuava. Cioè ogni tanto c'era l'allarme, ci si spaventava, ci si guardava intorno e poi si continuava a mangiare. Il problema, io credo che invece sia importante che vada sottolineato, è l'aspetto economico di questa guerra, dove chi veramente sta pagando siamo noi, l'economia europea. Il gas americano costa un sesto di quello europeo. Questo cosa sta comportando? Che la produzione industriale americana rispetto al costo di produzione europeo è un 42% il costo della produzione europea contro l'8% del costo della produzione americana. Questo vuol dire che sono diventati competitivi a tal punto che aziende tedesche, la BASF per esempio, stanno pensando di trasferirsi in America. Primo per questione di costi, quindi torniamo a una guerra che non è sul campo, non è la guerra delle bombe, è una guerra occulta fatta e cominciata, come diceva il professore, diversi anni fa. Quindi incentivi se si va a investire in America. Il gelo tra Macron e Biden è perché una grossa commessa di sommergibili nucleari era stata soffiata dagli americani ai francesi, ma parliamo di centinaia di miliardi, credo, non ricordo la cifra precisa, una fornitura all'Australia, quindi è nato un gelo che si è sciolto in questi giorni qua scorsi.
E dove porterà? Vedremo. E anche quella, se posso aggiungere, la motivazione era perché i sommergibili americani sono più idonei per la guerra contro la Cina, che è la prossima che deve arrivare. E quindi con questa scusa non bisogna comprare quindi quelli francesi, ma bisogna comprare quelli che stanno preparando la guerra alla Cina. Ah, sì, c'è una progettazione delle armi future. Cioè la guerra in Ucraina credo che sia proprio una guerra, cioè il teatro delle marionette, la guerra vera è alle spalle, che è quella economica. Per sperimentare le nuove armi per farle poi in Cina? No, non la vederei proprio così, ma no. Fondamentalmente è un casus belli che porta a una guerra economica nascosta che noi non vediamo e che subiamo però quotidianamente, ma non la subiscono solo gli ucraini poracci. La subiamo tutti quanti noi. I dati, cioè, credo che le conseguenze le sentiamo ogni giorno con l'aumento dei costi, come l'abbassamento delle temperature, il cambiamento di stile di vita nostro che ci porterà ad essere diversi. Da un certo punto di vista il cambiamento di stile secondo me potrebbe essere anche auspicabile, proprio per un senso di posterità che manca, cioè se noi pensiamo che dopo di noi qualcun altro debba accampare il diritto di esistere ed abitare questa terra, sarebbe probabilmente auspicabile uno stile di vita più sobrio per tutti e più sostenibile, con una possibilità d'accesso alle risorse primarie, no? Che sia diffuso. E questo quindi potrebbe essere, come dire, una causa di forza maggiore che ci aiuta a fare un piccolo progresso invece che vederla come ma se tornare questo indietro. Lo possiamo vedere come noi cittadini, probabilmente a livello macroeconomico, probabilmente questo progresso non gliene frega. Sì. Allora passiamo al terzo contributo. Quanto ci costa la guerra in Ucraina? Quanto stiamo spendendo e che armi abbiamo inviato o stiamo per mandare in Ucraina? In un paese normale la risposta ci sarebbe stata, ma in Italia no. Questo perché il governo Draghi aveva stabilito di segretare questi dati. Alla faccia della trasparenza e della democrazia, visto che queste armi sono pagate con i soldi dei contribuenti italiani. Una stima comunque la si può fare grazie ai dati dell'Osservatorio sulle spese militari italiane, che sta seguendo le decisioni prese dagli esecutivi dall'inizio del conflitto. Una spesa di oltre 450 milioni di euro. È questa la valutazione fatta dall'Osservatorio, che ha preso come riferimento l'unica cifra diffusa finora. Nel corso di un'audizione parlamentare, l'ex ministro della Difesa Guerini aveva parlato di 150 milioni di euro. Sono fondi che dovrebbero arrivare in parte dall'European Peace Facility, un fondo istituito dal Consiglio europeo e finanziato dagli Stati membri e dedicato appositamente all'invio di equipaggiamenti militari per crisi internazionali. Certo è curioso che l'Unione europea abbia scelto questo nome, Strumento europeo per la pace, per un fondo che viene utilizzato per finanziare le armi. Il fondo però non riesce a coprire l'intero costo e dovrebbe coprire circa il 50% della spesa sostenuta dallo Stato italiano, che prendendo a riferimento il dato reso noto dall'ex ministro Guerini dovrebbe attestarsi sui 75 milioni di euro. A questi vanno però aggiunti 387 milioni stanziati dall'Italia per l'European Peace Facility, totale 450 milioni di euro. Si tratta tuttavia di una stima al ribasso, perché la cifra fornita dal ministro era riferito al primo pacchetto di aiuti militari, che risaliva al marzo 2022. Da allora sono seguiti altri quattro pacchetti e siamo oggi arrivati al sesto e con l'approvazione del decreto che conferma il sostegno all'Ucraina per tutto il 2023. La guerra quindi si sta rivelando un vero salasso per gli italiani, una popolazione per la maggior parte contraria all'invio di armi e che preferirebbe che le bombe lasciassero il passo alla diplomazia. Professor Rossi. Allora, secondo me su questo punto il difetto di fabbrica è stato all'inizio. La mia opinione, che poi ho anche accennato e scritto in alcuni interventi, è che nel momento in cui è scoppiata la guerra in Ucraina, noi avremmo fatto un'eccellentissima figura a mandare la protezione civile italiana, che credo che sia la meglio organizzata e la migliore in questo momento che c'è in Europa,
come testimonianza di solidarietà al popolo ucraino, e penso che se ci fossimo mossi così in questo momento, probabilmente all'arco in cui arriveremo, in cui bisognerà discutere di trattative, saremmo stati protagonisti. Roma poteva essere protagonista di un trattato di pace fra le parti, e con questo avremmo probabilmente anche acquistato credito, non solamente in Italia, ma anche in Europa, ma anche nel resto del mondo. È stata fatta la scelta di dare armi, e purtroppo questo da sempre è un cane che si morde la coda, perché nel momento in cui si cominciano a dare armi, a quel punto quello che ci viene richiesto sono armi. Credo che si vada purtroppo poco al di là di questo concetto. La ricaduta di questo è che certamente per decine, centinaia di milioni di euro noi stiamo pagando e finanziando un pezzo di questa guerra, che lo vogliamo o no, nel senso che nel momento in cui non si mandano pacchi della Croce Rossa, ma si mandano cannoni e si mandano proiettili, siamo diventati comunque una parte in causa belligerante del conflitto. Come si torna indietro da questo processo è una cosa che resta tutta da chiarire, perché la verità è che entrare in un conflitto è cosa molto facile per tutti, uscire da un conflitto è una cosa un pochino più complicata, specie se dal punto di vista diplomatico, per quanto riguarda l'Italia, ci presentiamo deboli rispetto ad altri interlocutori. Come riportava il New York Times tempo fa, quando riferiva che la posizione del governo tedesco all'atto dello scoppio della guerra era che quasi meglio che venisse instaurato un governo fantoccio a Kiev, perché tutto sommato probabilmente sarebbe stato, dal punto di vista di tutti, la soluzione più indolore. Quindi la verità è che sulla pelle degli ucraini ci hanno giocato tutti quanti in questo momento. La verità nello stesso tempo è che paradossalmente abbiamo trascurato tutto quello che poteva essere alternativo come posizione italiana rispetto alla posizione europea, perché ogni paese europeo in questo momento sta facendo anche i suoi interessi economici, purtroppo fuorché noi. E questo, poi una domanda che volevo porre alla dottoressa Borromeo, va anche a influire su quello che è il sentimento nazionale nostro nei confronti dei popoli, degli rifugiati ucraini, perché la verità è che, superato il momento dell'inizio di grande solidarietà, la spinta solidale che c'è stata, mano a mano questa spinta solidale è andata progressivamente a calare, proprio perché questa guerra stiamo iniziando a vederla non come una guerra che ci va a toccare nelle quelle che erano le nostre ricchezze e che oggi sono le nostre miserie, e quando purtroppo il pane, invece che dividerlo fra fratelli, ci troviamo il pane a doverlo dividere fra fratelli e fra conoscenti, la reazione che si crea è che ci accorgiamo che non si sa se siamo in grado di sostenerlo, questo condivisione. Io personalmente, da questo punto di vista, non ho problemi, nel senso che anche solamente ad ascoltare quello che ha detto Papa Francesco, che fino a questo momento ha sempre parlato di martirio del popolo ucraino, io sinceramente sento anche un dovere personale nei confronti della comunità ucraina che c'è nella mia città, che è una comunità ucraina operosa, viva, che nella maggior parte dei casi ha ospitato a spese proprie i propri parenti che arrivavano dalle zone di guerra. Però è innegabile, il flusso degli aiuti umanitari, sto dicendo di questo, progressivamente sta diventando un'emorragia. Perché? Perché ha ragione lei, Ermanno, questa guerra ormai non la sentiamo più nostra, non è mai stata nostra, ma a questo punto non sentiamo più nostre nemmeno le sofferenze che hanno quelli che sono gli sfollati civili. E chiudo con questa considerazione:
Ricordiamoci anche che ci sono paesi europei sui quali è stato puntato il dito accusatore perché non accoglievano i profughi, non accoglievano gli sfollati, e parlo della Polonia, in questo momento stanno tenendo a proprie spese più di 3 milioni di sfollati civili, di cui una parte tornerà in Ucraina e almeno 1,5 milioni per stime resterà in Polonia. Quindi quando si vanno a fare giudizi su quelli che sono gli altri stati membri, io francamente mi metterei una mano sul cuore per vedere chi fino ad oggi era stato giudicato un nazionalista retrogrado e che oggi si tiene in casa delle milionate di profughi. Certo. Anche su questo io credo che occorrerebbe un ragionamento. Certo, certo. Ma per quando noi parliamo e cerchiamo di chiarire questa situazione, è sempre molto difficoltoso. Quello che è certo è che una delle strategie di Putin è quello di allontanare gli ucraini dall'Ucraina, perché la situazione è migliore. Dopodiché ci andranno a abitare i russi. Se la situazione fosse questa, si consolida una divisione, diciamo, politica dell'Ucraina, dove i russi, che saranno diventati ucraini e viceversa, non avranno nessuna intenzione di andare sotto Zelensky piuttosto che in altre situazioni. E sempre per il concetto di cui Prodest, è gente che ha bisogno, quindi di necessità, virtù. Al di là di questo però parliamo invece dei laboratori, perché l'Ucraina, attenzione, l'Ucraina era russa, poi tutte le trasformazioni, le vicende, perché lo zar andava ad abitare, abitava regolarmente in Ucraina, no? Giusto? A Kiev, era la città dello zar russo. E chi ha fondato Mosca? Un certo Gengis Khan, quando è arrivato fino là, poi è andato sul Baltico e ha fondato la città. Quindi la storia russa è abbastanza complessa, perché noi conosciamo poco, quasi niente, conosciamo la Russia soltanto attraverso i conflitti, Napoleone che va con la grande spedizione, che sarà poi un fallimento totale, e lui se ne scappa lasciando tutti i militari là, perché così fu la vicenda di Napoleone. Era un eroe con la pelle degli altri, come fanno tutti i grandi dittatori. Ma al di là di questo... In Ucraina ci sono i laboratori di ricerca biologica russi, come c'erano le centrali nucleari russe. Che fine hanno fatto? E questo è il quarto contributo. Il Pentagono ammette: finanziati laboratori biologici in Ucraina. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha ammesso di aver finanziato 46 laboratori biologici in Ucraina negli ultimi 20 anni. Come si ricorderà, all'inizio della guerra in Ucraina, Mosca aveva denunciato la presenza di laboratori biologici segreti statunitensi in territorio ucraino e di aver scoperto che Kiev stava sviluppando componenti di armi biologiche in laboratori vicino al confine russo, con l'aiuto finanziario degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti avevano smentito categoricamente che in questi laboratori segreti si stessero facendo attività illegali e che si stavano sviluppando armi chimiche o batteriologiche. Ma dopo l'inizio della guerra, il governo ucraino aveva ordinato la distruzione di agenti patogeni presenti nei laboratori, in modo che la cooperazione con gli Stati Uniti non venisse alla luce. La comunicazione del Pentagono, nel quale si ammette che gli Stati Uniti hanno finanziato i laboratori in Ucraina, specifica che gli Stati Uniti hanno anche lavorato in collaborazione per migliorare la biosicurezza, la sicurezza e la sorveglianza delle malattie dell'Ucraina per la salute umana e animale. Ma dobbiamo crederci? Il fatto è che i laboratori biologici americani in giro per il mondo sono una potenziale minaccia, perché quello che viene sviluppato può essere un rischio per tutti. Lo stiamo vedendo con la pandemia di Covid-19. Gli Stati Uniti avrebbero almeno 60 laboratori biologici sparsi in vari paesi, anche a ridosso della Russia e della Cina. Per gli Stati Uniti le accuse sono solo propaganda di Mosca. La missione del Pentagono di averli finanziati per anni, però, racconta un'altra storia. Quindi diciamo che tutto sommato
la bomba atomica non è così pericolosa. Dottoressa, partiamo da un punto di vista umano di questa guerra, come la vedete? Si stanno giocando con delle armi che nemmeno sanno governare, perché un'arma è arma se ha una direttività e una possibilità di essere gestita, altrimenti non si chiama arma, si chiama un suicidio globale, quello che sta succedendo con il Covid-19. Prego. Le armi di qualsiasi tipo siano sono un pericolo, ovviamente, in base poi all'utilizzo è ancora più esponenziale il pericolo a cui espongono le persone. Di solito le persone più esposte sono le persone semplici, i piccoli, le persone che conducono vite ordinarie, un po' si direbbe di basso profilo, sono quelle, no, che più pagano qualsiasi tipo di utilizzo di armi. Per quanto riguarda anche questo conflitto, quello che posso raccontare è che quando siamo entrati a Leopoli in stazione c'erano moltissime persone, prevalentemente donne e bambini, che scendevano dai treni molto impauriti e che pur di levarsi di lì si imbarcavano con perfetti sconosciuti, tra le quali c'ero io, ed era uno dei motivi per cui mi è stato chiesto di andare, in quanto donna, no? Che in qualche modo può rasserenare altre donne. E quindi questo che cosa vuol dire? Che certamente il genere umano deve cominciare a ricalibrarsi su due concetti: l'alterità, l'altro esiste, e tocca cercare un modo civile di coesistere, e la posterità. Cosa facciamo noi oggi per garantire queste cose? Mi piacerebbe, uscendo da questa serata molto interessante, che potessimo avere impulsi personali e da offrire a chi ci segue, proprio per andare in questa direzione, cioè le persone normali a casa che magari oggi si limitano a lamentarsi dell'aumento dei costi e della vita, cosa possono fare perché si scardini questo sistema iniquo. E mi piacerebbe, visto che qui ci sono insomma delle menti molto istruite e brillanti, che potessimo dare qualche input di questo tipo. Le persone normali domani, stasera, a casa, come possono iniziare ad agire perché si scardini questa pericolosità diffusa? L'uomo, a differenza degli animali, spesso è agito dalla pulsione di morte, no? A tornare a uno stato inorganico. Gli animali sono molto più capaci di noi a tutelare la conservazione della specie. Noi la stiamo mettendo a rischio, non solo la nostra, ma anche quella appunto di ogni altro essere vivente. Mi piacerebbe che da qui uscissimo con qualche strategia, con qualche consiglio, con qualche provocazione con cui cominciare a dormire meno meglio la notte. Ma vede, se si conosce il problema si può anche cercare una soluzione, ma se l'informazione che danno in questo momento sia in Russia che nel resto del mondo non va certamente nella direzione di una pace, e rimane la singola pulsione di non vedersi coinvolti in una guerra, di non andare a pagare una assurdità, perché se io pago il gas di più non ho capito per quale motivo. Ancora nessuno mi ha spiegato perché costa di più il gas di un anno fa, e nessuno si è dato una spiegazione. Allora sono dei profittatori, sono degli speculatori che approfittano di una tragedia per farne un'altra, e sopra questa tragedia caricarcene un'altra ancora, portandoci al limite di un conflitto mondiale e di una guerra atomica o di una guerra batteriologica che abbiamo visto in questo momento. Questo non è il modo di gestire il pianeta. E non è solo perché è stato eletto una persona o ha preso il potere una persona, vedi Biden, piuttosto che può decidere questo. Perché un solo cervello, e questo la storia l'ha dimostrato, non riesce a avere tanta intelligenza quanto un insieme di una popolazione.
l'insieme ha più logica e ha più intelligenza del singolo, che è legato a mere pulsioni e a un periodo di vita che sono 20 anni, perché la nostra produttività massima è nell'arco di 20 anni. In questi 20 anni coinvolgiamo tutto il pianeta senza sapere perché né Biden né Putin sta sapendo, e neanche Zelensky sta sapendo, quelle che saranno le conseguenze di questa guerra. E sono degli idioti, perché abbiamo visto nelle guerre precedenti quanti idioti sono stati a creare il secondo conflitto mondiale. Professor Rossi, a lei. Non la sentiamo. Allora, sì. Stavo riflettendo sulle parole della dottoressa Borromeo, cioè i nostri figli. Presidente Mattarella aveva detto una cosa giusta quando sosteneva che le generazioni che sono nate e cresciute dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa non hanno conosciuto l'orrore della guerra. Già questo è una prima risposta alle cose che ci stiamo dicendo, cioè noi, soprattutto noi italiani, non riusciamo a capacitarci di che cosa possa essere vivere in una nazione in guerra. Come si esce da questa cosa e che cosa si può insegnare ai nostri figli? Ed è una domanda grossa, perché le guerre nate dopo la dissoluzione delle dittature comuniste nell'est europeo sono tutte guerre che hanno certamente una parte che deriva dagli interessi sovranazionali, ma hanno anche una parte fortissima di memoria locale. Le guerre jugoslave sono nate, finanziate da interessi contrastanti europei dell'ovest ed europei dell'est, su una memoria che era una memoria di contrapposizioni civili, quella tra serbi e croati, quella tra musulmani e cattolici, tra musulmani e ortodossi. Questa guerra, quella che c'è adesso fra i russi e gli ucraini, ho il forte timore che anche nel momento in cui si troverà un punto di tregua, non sarà una pace. Attenzione, io ho in mente che a un certo punto si arriverà a una tregua, questa tregua diventerà una sorta di linea di demarcazione, e su quella linea di demarcazione verrà probabilmente deciso un confine che prima sarà provvisorio e poi diventerà definitivo. Le memorie di quelli che saranno i figli della generazione che ha subito questa guerra, da un lato, e dall'altro, saranno memorie non condivise. L'operazione unica che a me viene in mente fu l'operazione geniale che ebbe Sudafrica di Nelson Mandela e Desmond Tutu, soprattutto, che furono le cosiddette commissioni di riconciliazione, che noi con un occhio superficiale abbiamo pensato che fossero una sorta di, come si dice, momento di benealtrismo diffuso, di buon esempio, e invece sono quelle che sono diventate il sostegno del nuovo Sudafrica, dove ognuno ammetteva quello che aveva fatto in quella guerra, che fu una guerra razziale, fu una guerra civile nazionale. Se non si arriva a questo punto, cioè passare da un momento di commissione di riconciliazione tra due popoli, una volta che saranno accertati i crimini di guerra, perché diceva bene la dottoressa Borromeo, citando poi anche Papa Francesco, cioè pace senza giustizia si va da poche parti, se non c'è pace con giustizia non si va in nessun posto. Però ricordiamoci che una delle grandi fortune nazionali nostre, paradossalmente, è quella di essere un popolo con scarsa memoria presente, in cui quelle che erano le fratture nostre sociali sono fratture che tutto sommato sono state dimenticate. Oggi nessun veneto, con tutto quello che anche lei, Ermanno, giustamente ha sempre ricordato della Serenissima Repubblica, gli verrebbe in mente, per questioni di confine, di dichiarare guerra all'Emilia Romagna, dove mi trovo io.
ci sono altri posti dove questa persistenza dei torti subiti o inferti è una memoria che esiste ancora oggi. Le guerre nei paesi slavi nascono tutte dalla una memoria persistente, e il mio timore rispetto alla Russia e rispetto all'Ucraina è che questa tragedia, questa enorme, colossale tragedia, con degli interessi economici spropositati e assieme miopi, miopi, perché nessuno di questi interessi economici può valere quello che sarà l'interesse delle prossime generazioni, ho l'impressione che questa memoria di questo conflitto purtroppo sarà destinata a durare a lungo, molto più a lungo di quello che noi immaginiamo. Certamente io credo che non ci sia un vinto o un vincitore di questa guerra, però ci sarà un'altra esperienza di guerra fredda, prevedo. Quindi Scialpi, lei che ha sensazioni dirette, continuerà poi anche se non ci saranno esplosioni, colpi di cannone. Sono d'accordo con il professor Rossi. Il grosso errore imprevisto di Putin è creare una nazione. Una nazione che prima non esisteva. E questo spirito forte nella gente li porterà ad avere la memoria del torto, la memoria della violenza, la memoria del saccheggio, la memoria di non avere, se noi guardassimo la storia italiana, qui nel Veneto stesso ci sono delle realtà che ancora ora, dopo il 25 aprile, sono ancora in guerra. Esatto. O in lotta. Qui nel Veneto, a Schio, il professore sa qualcosa probabilmente, anzi l'ho intuito. Diciamo ai nostri telespettatori. A Schio, con la strage dell'agosto del 45, sì, dove furono uccise circa 60 persone, tirate fuori dal carcere, gente prigioniera, è stato un massacro da parte dei, chiamiamoli, partigiani, sì, nei riguardi delle frange fasciste, che erano più o meno coinvolte. C'era anche gente innocente che è stata ammazzata, e nonostante tutto, nonostante ci siano delle persone che vogliono riconciliare questa roba, vogliono capire cosa è successo quotidianità dei fatti, si ritrovano poi in certe situazioni a scontrarsi ancora ora. Certo, ho capito. Parliamo di Codevigo, parliamo di Carbonera, parliamo di quello che è successo nel Trevigiano. Cioè. Certo. Sì, le guerre lasciano sempre delle tracce drammatiche. Per concludere, Andrea Rossi, scusi, Marrella. Per concludere, a me sembra che si sono evidenziati due scenari questa sera. Il primo è un mondo, quello che era un mondo proiettato al futuro, cioè un Occidente dove appunto si parlava di climate justice, giustizia climatica, diritti delle generazioni future. Abbiamo fatto il convegno nazionale della Società Italiana per il Diritto Internazionale, peraltro a Firenze, l'anno scorso, proprio intitolandolo così: i diritti delle generazioni future. Quindi diciamo che il pensiero nostro era già orientato, e si parlava appunto degli accordi di Parigi, il cambiamento climatico, quindi eravamo su una dimensione molto più in linea con quella auspicata poc'anzi. Poi improvvisamente si è creato questo buco nero che ci riporta sicuramente a spettri del passato, ma che io dubito che si possa risolvere con gli schemi del passato. Questo purtroppo ha l'aria di essere un vino nuovo che nelle botti vecchie ci azzecca poco. Peraltro il rapporto tra pace e giustizia è un rapporto molto complicato, perché è vero che ci devono essere entrambe, ma se voi leggete la Carta delle Nazioni Unite, che è il testamento delle generazioni appunto passate, per noi che eravamo quelle future, paradossalmente dice che prima ci deve essere la pace e poi si può parlare di giustizia. Che diciamo che è un posizionamento di concetti che fa sì, nella Carta dell'ONU per esempio, che il Consiglio di Sicurezza abbia una rilevanza maggiore della Corte Internazionale di Giustizia, che ci piaccia o no, ovviamente non piace neanche a me, però voglio dire,
per dire come che razza di equilibri si sono formati dopo la Seconda Guerra Mondiale, che è stata una guerra terribile e che però su cui siamo riusciti a andare avanti, nonostante tutte le memorie, le ferite, eccetera. Quindi secondo me le domande che bisogna porsi adesso sono piuttosto come, con quali tecniche possiamo riuscire a quantomeno creare una scintilla di pace. E questa è la parte più complicata. Chi può ovviamente far scoccare queste scintille? A me sembra ottima l'iniziativa del Papa, certamente. Avrei visto meglio l'Unione Europea fare da pacere in un caso, appunto, in un conflitto europeo, ma ovviamente con quello che abbiamo visto, con la fornitura d'armi e così via, e poi con la dichiarazione appunto della Russia stato terrorista del Parlamento europeo, cioè chiaramente si è persa ogni credibilità come mediatore, perché mediatore è chi è terzo rispetto alle parti in conflitto. Giustamente si diceva prima, occasione persa anche per l'Italia, peraltro l'Italia non solo ha ottimi diplomatici, ma proprio magari in comunione con la Santa Sede avrebbe potuto elaborare dei concetti anche un po' più sofisticati per cercare di ravvicinare le parti. Chi lo farà? Questo non so chi lo farà. Come si farà? Però potrebbe essere attraverso, e qui la storia forse ci può essere utile, attraverso la tecnica dei piccoli passi. Bisogna che qualcuno inizi da dei piccoli, da delle questioni, come dire, un po' più piccole, per poi generare quella massa critica che crei, come dire, un processo di pace. È un po' quello che spiegava Jean Monnet quando creò la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, che infatti l'Unione Europea non è nata, come molti pensano, dall'idea di fare l'Europa, ma se ci pensiamo concretamente è nata dalla CECA. E la CECA fu proprio questo, cioè ancora il bellissimo discorso di Jean Monnet che celebriamo, no? Ogni anno a maggio la festa dell'Europa, e lo si può risentire su YouTube, dice ma si è capito, ed era il 1952, quindi pochi anni dopo una guerra mondiale, che solamente con delle piccole realizzazioni concrete è possibile mettere in moto questo processo di pace. Speriamo ovviamente che lo si faccia, perché appunto la pace non è solamente assenza di guerra, come si diceva solamente, ma poi deve essere, come dire, è un processo, non è uno stato fermo. E certamente sono d'accordo con l'idea di Rossi sulle commissioni di riconciliazione. Quello è sicuramente un meccanismo molto utile che potrebbe in effetti in questo contesto funzionare bene. Però prima bisogna proprio che si inneschi un meccanismo che, partendo da magari negoziazioni concrete, forse su singole regioni, mette in moto ovviamente questo processo, perché altrimenti si rischia di rimanere in questa bellissima conversazione retorica che gli americani fanno con i russi, per cui no, sì, la pace c'è ma devono decidere gli ucraini, ma gli ucraini ovviamente sono in guerra con i russi, per cui per gli ucraini anche un metro di Ucraina non va bene, e viceversa ovviamente per i russi, i quali accusano la NATO di tutta una serie di nefandezze, per cui insomma bisogna un po' cambiare prospettiva e speriamo che emerga un nuovo attore presto che con dei meccanismi molto concreti riesca veramente a accendere la pace, ecco, lo chiamerei così questo meccanismo, un'accensione di un meccanismo di pace. E deve essere fatto adesso, peraltro. Vedo che lei ha molta fede nei miracoli. Io sono più pessimista, anche perché la von der Leyen, per aiutare alla creazione di uno stato di pace, ha detto facciamo un processo come a Norimberga, così criminalizziamo e così non è più finita. No? La von der Leyen non ne ha azzeccata una da quando ha preso. Ma l'hanno messa là apposta. Cioè, no, ricordiamoci che i tedeschi sono anni, non gli americani, i tedeschi sono decine di anni che stanno fomentando questa guerra. Perché è ancora la guerra che aveva fomentato il nostro Adolfo, no? I Sudeti e terre connesse. Quindi diciamo che la storia non finisce mai. Penso che avremo tutti noi cittadini di questo mondo da guadagnare. Chiaro che se guadagniamo noi, le multinazionali falliscono. E quindi ringrazio tutti per aver partecipato a questo segmento di trasmissione, dove io spero che la gente a casa si renda conto, perché
solo la consapevolezza di tutti insieme riusciamo a creare la pace. Non c'è il Messia che viene e ci porta la pace. Tutti i Messia che sono arrivati li hanno messi tutti in croce. Grazie. Certo, certo, grazie, grazie ai nostri ospiti che ci hanno aiutato, ognuno per quello che è la sua competenza, a raccontare un po' quella che è la realtà di una guerra, e lo abbiamo visto, una guerra cruda, perché la guerra è guerra, e dopo vediamo come dietro questa guerra ci sia una guerra ancora più feroce. Ricordiamo che anche le guerre economiche fanno vittime, ne fanno forse anche di più che non le guerre combattute. L'invito di Maria Cristina Borromeo è un invito che noi giriamo anche ai nostri telespettatori. Noi cercheremo di fare la nostra parte raccontando nel modo più, come dire, più trasparente quello che succede, cercando di capire e non cavalcare quelle che sono non tanto le fake news, ma quelle che sono delle notizie che sono alterate, che spesso vengono travisate per portare acqua da una parte piuttosto che dall'altra. E i cittadini, voi telespettatori, dovete come dire, imparare anche a selezionare quello che leggete, quello che trovate in rete, quello che vi dicono anche le televisioni, perché molto spesso non corrisponde alla verità. E poi ne parleremo in chiusura di questa trasmissione, quando saluteremo Julian Assange, come sempre il nostro ospite silenzioso, un giornalista che ha fatto un grandissimo lavoro perché ha denunciato e ha permesso a tutti quanti noi di conoscere quello che era avvenuto durante la guerra in Iraq, durante la guerra in Afghanistan e tanti altri crimini che erano stati commessi. Approfittiamo oggi un attimo per far vedere che sì, è uscito, certo, certamente, lo facciamo il vedere. Nuovo libro, questo su Julian Assange. È un nuovo libro fresco di stampa su Julian Assange, che è intitolato Niente è come sembra. Perché effettivamente dietro appunto anche questi conflitti ci sono tantissimi altri interessi che si vogliono anche tenere nascosti, che saltano fuori magari dopo, no? Come abbiamo visto stasera, Stoltenberg ha ammesso che nel 2014 stavamo addestrando gli ucraini, però inizialmente sembrava che, e dopo invece si sa che sono stati finanziati, cioè che c'è stato un interessamento. Queste sono cose che vanno dette in maniera trasparente e sincera, non per dire ha ragione uno o ha ragione l'altro, ma perché è un dato di fatto. Ed è così. Bene, grazie. Grazie al professor Fabrizio Marrella per grazie essere stato con noi. Grazie al collega Matteo Scialpi, grazie anche grazie a te anche per le immagini che ci hai fornito. Grazie a Maria Cristina Borromeo per essere stata con noi e grazie al dottor Andrea Rossi in collegamento. Adesso noi invece andiamo in pubblicità e torneremo appunto con la nostra rubrica del momento. Questa sera parleremo di usura e di case all'asta. A tra poco.